tragedia durante la ristrutturazione di una casa a Borgia. Cede un muro e un pezzo di ferro trafigge un lavoratore. A 59 anni muore nel cantiere edile. Sbarco di quasi 100 siriani avvenuto stamattina alle 6.30 tra Roccella e Caulonia. Intervenute le forze dell'ordine per i soccorsi. Omicidio Ruga, si apre un nuovo scenario. Per il medico legale, la morte di Andrea Ruga è avvenuta per cause naturali su genesi cardiaca. Operazione Johnny, chiesto mega risarcimento da Ministero dell'Interno e Agenzia delle Entrate costituitesi parte civile. Sanità, via libera ad altre 1.366 assunzioni, autorizzata una nuova infornata dal commissario Massimo Scura. Sport, amarezza e delusione per la sentenza sul Chievo-Verona. Le motivazioni penalizzano una società come il Crotone, che rappresenta un esempio dal punto di vista sportivo e manageriale. Bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale di Telemia. Cominciamo parlando di incidenti sul lavoro, perché ieri è morto durante la ristrutturazione di una casa a Borgia un operaio, Orlando Danieli. Sarebbe ceduto un muro e poi un ferro avrebbe trafitto il lavoratore. Un operaio di 50 anni, Orlando Danieli, è morto in un incidente sul lavoro a Borgia, un centro a pochi chilometri da Catanzaro. L'operaio, secondo quanto si è appreso, è caduto per cause in corso d'accertamento da un'impalcatura sulla quale stava lavorando per la realizzazione di un muro. Danieli è deceduto sul colpo, anche perché un pezzo di ferro nella caduta gli si è conficcato nello sterno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. La Calabria ha i tassi più elevati di incidenti sul lavoro, che hanno causato la morte o provocato un'invalidità permanente alla persona coinvolta. Primato che divide insieme alla vicina Basilicata. I dati sono stati resi noti da Istat proprio in questi giorni e fanno riferimento al 2015. La provincia con la maggiore incidenza di incidenti sul lavoro che hanno avuto gravi conseguenze è Vibo Valentia. Si tratta di 35,2 episodi ogni 10.000 occupati. Quasi tre volte il dato medio nazionale, ma in generale tutte le province della Calabria presentano un tasso superiore alla media, tanto che questa regione è la seconda per incidenza. Fa riflettere e non può passare inosservata la morte del cinquantenne Orlando Danieli per un incidente sul lavoro a Borgia, in provincia di Catanzaro, e quanto ha riferito attraverso una nota subito dopo la tragedia la senatrice del Movimento 5 Stelle, Bianca Laura Granato. Sono sbarcati stamattina tra Roccella Ionica e Caulonia 100 siriani. Sul posto sono subito intervenute le forze dell'ordine. Tutti i particolari nel servizio. Uno sbarco di quasi 100 siriani è avvenuto questa mattina alle 6.30 a Roccella Ionica. Gli immigrati erano a bordo di un'imbarcazione che a prima vista sembra un piccolo rimorchiatore, che si è spiaggiata nel territorio al confine tra il comune di Roccella e quello di Caulonia, dietro al porto delle Grazie. In queste ore le forze dell'ordine sono impegnate, oltre che al soccorso, a recuperare i profughi che, una volta a terra, si sono dileguati in tutto il territorio circostante. Sbarchi sotto costa di questa natura stanno diventando sempre più frequenti da quando il Ministero dell'Interno ha bloccato le navi ONG. Ci si rende conto come le nostre coste sono poco sorvegliate se imbarcazioni di 100 persone a bordo riescono a spiaggiarsi di giorno con questa facilità. Intanto le famiglie dei profughi sono state accolte nel centro di primo soccorso di Roccella Ionica, dove grazie all'intervento della Croce Rossa e della Protezione Civile di Roccella sono stati rifocillati. La Guardia Costiera in queste ore è intenta a trasportare all'interno della struttura portuale l'imbarcazione che era rimasta alla deriva. È accusato di avere maltrattato per 25 anni la moglie, Giuseppe Sposato, 52 anni, arrestato dalla squadra mobile di Reggio Calabria a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi. L'attività investigativa che ha portato all'arresto è stata avviata sulla base di una denuncia presentata proprio dalla moglie, costretta alla fine ad allontanarsi da casa per sfuggire alle violenze da parte del coniuge. Passiamo ora alla morte di Andrea Ruga, perché si apre un nuovo scenario per il medico legale. Infatti la morte sarebbe avvenuta per cause naturali su genesi cardiaca. Sulla morte di Andrea Ruga si apre un diverso scenario interpretativo di natura medico-legale, uno scenario corroborato da numerosi elementi tecnico-scientifici.
Sono queste le conclusioni del consulente tecnico nominato dall'avvocato Giuseppe Gervasi del Foro di Locri, difensore di Giuseppe Cosimo Ruga, fratello di Andrea, in carcere perché anche accusato della morte del fratello Andrea. La relazione medico-legale di Massimiliano Cardamone, dirigente medico e specialista in medicina legale che ieri è stato sentito nell'udienza del processo Confine 2, in corso davanti alla Corte d'Assise di Locri, partendo da una serie dalla disamina dei vetrini istologici afferenti tutti gli organi di Andrea Ruga, effettuata in collaborazione con Alberto Vincenzo Filardo, dirigente medico del servizio di anatomia e istologia patologica e di citodiagnostica del presidio ospedaliero pugliese di Catanzaro, conclude che il decesso del signor Ruga Andrea sia avvenuto per cause naturali su genesi cardiaca per il consulente della difesa dell'imputato, la lesività da corpo contundente rilevata sull'estremità cefalica del cadavere del signor Ruga Andrea appare scarsamente compatibile con la dinamica di accadimenti degli eventi prospettata dal CT del PM dottor Trunfio, ovvero soffocamento da parte di uno o più aggressori. Andrea Ruga è stato trovato morto nella sua casa di Monastrace Marina la mattina del 13 di gennaio del 2011. Operazione Johnny, iniziato ieri il processo con rito ordinario in cui si sono costituite parti civili il Ministero dell'Interno e l'Agenzia delle Entrate. Sarebbe stato chiesto un maxi risarcimento contro la Cosca Arena. È iniziato ieri mattina davanti il Tribunale di Crotone il processo con rito ordinario per le 38 persone coinvolte nell'operazione denominata Johnny sulla gestione del CARA di Isola Caporizzuto che nel 2016 aveva portato all'arresto di 120 persone nell'ambito di un'inchiesta diretta dalla DDA di Catanzaro. Tra gli imputati anche l'ex parroco di Isola Caporizzuto, Don Edoardo Scorcio, accusato di associazione mafiosa. Dopo l'appello da parte del presidente del collegio, Marco Bilotta, nell'aula del Tribunale di Crotone, piena all'inverosimile, con avvocati e imputati costretti a stare addirittura in piedi, hanno chiesto di costituirsi parti civili Libera, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, il Ministero dell'Interno e l'Agenzia delle Entrate. Queste ultime sono state rappresentate dall'avvocato dello Stato Luca Matarese, che ha quantificato il danno patrimoniale per il Ministero in 36 milioni di euro e chiesto un risarcimento di 52 milioni, comprensivo anche del danno all'Agenzia delle Entrate. Il Tribunale, nella prossima udienza, deciderà sulle richieste di costituzione di parte civile. In occasione dell'udienza preliminare erano state già accolte le richieste avanzate da Confederazione Nazionale delle Misericordie, Federazione Interregionale delle Misericordie di Basilicata e Calabria e Comune di Isola Caporizzuto. E andiamo ora alla sanità perché è partita una nuova infornata di assunzioni, sarebbero più di 1.300 da parte del commissario Massimo Scura. Una nuova infornata di assunzioni per rimpolpare i ruoli della sanità pubblica perennemente affamata di personale tra ferie, esoneri, invalidità e trasferimenti è stata autorizzata dal commissario ad acta per il piano di rientro Massimo Scura. Il decreto, adottato ieri, prevede in tutto 1.366 assunzioni a tempo indeterminato di vari profili professionali per una spesa complessiva annua di 18,8 milioni. L'obiettivo è garantire i livelli essenziali di assistenza pur tenendo conto dei vincoli imposti dal piano di rientro. Delle 1.366 unità previste, ben 889 serviranno a sostituire parte dei dipendenti andati in pensione, quelli cioè ritenuti da rimpiazzare dopo un'attenta analisi eseguita dai direttori generali delle aziende, mentre le restanti 477 assunzioni ex novo andranno a implementare gli organici e saranno funzionali a nuovi servizi ospedalieri territoriali e di supporto. Il decreto non è stato sottoscritto dal Dipartimento regionale alla tutela della salute, ormai assente, fa notare Massimo Scura, anche nel settore personale. La mancata firma comunque nulla toglie alla piena validità dell'atto. L'ASPI di Reggio Calabria fa la parte del leone in quanto fruirà di ben 308 nuove unità di personale, tra cui 91 infermieri e 53 OS, 6 veterinari, 28 coadiutori amministrativi, 10 assistenti amministrativi, 14 collaboratori amministrativi, 10 collaboratori amministrativi esperti, 9 autisti di ambulanze,
la parte amministrativa e consistente anche in relazione alle ben note carenze rilevate dal commissario ad acta. All'ospedale di Locri, tra le varie figure professionali, sono in arrivo 8 medici e un dirigente delle professioni sanitarie. A Gioia Tauro 2 anestesisti, 3 medici a Polistena, 1 per ostetricia. A Melito, dove sono in arrivo, anche 4 tecnici. Si è riunita ieri la Commissione Bilancio della Regione Calabria, al centro la revisione del POR Calabria 2014-2020, per cui è stato espresso parere favorevole dall'organismo. La revisione del POR Calabria 2014-2020, tra i dati più salienti della Commissione Bilancio riunitasi ieri sotto la presidenza di Giuseppe Aieta, l'organismo consigliare ha espresso parere favorevole alla proposta della Giunta regionale che adesso verrà notificata alla Commissione europea. Il presupposto, ha spiegato il presidente, è adeguare le scelte programmatiche iniziali al mutato scenario del contesto socio-economico che ha interessato anche le dinamiche connesse alla Regione Calabria. Con questo provvedimento si apportano modifiche all'elenco dei grandi progetti presenti nel POR e ad alcune risorse recuperate saranno dirottate in vari importanti settori, ad esempio l'acquisto di bus elettrici per tutelare l'ambiente. La Commissione ha espresso inoltre parere favorevole alla proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale sul tema riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e all'unanimità al bilancio di previsione dell'azienda Calabria Lavoro per il triennio 2018-2020. Parere favorevole anche alla proposta di iniziativa della Giunta regionale modifiche alla legge regionale 26 novembre. Soddisfatto, il presidente Aieta ha dichiarato come sia stata una seduta molto proficua. Beh, intanto oggi abbiamo rimodulato il POR. Insomma, una decisione della Giunta che abbiamo accolto all'unanimità, tra l'altro. Perché abbiamo postato delle risorse finanziarie sul credito d'imposta per le aziende calabresi e sull'acquisto di bus e mezzi di trasporto pubblici elettrici a tutela ovviamente dell'ambiente. Il tutto rientrando ovviamente nella strategia della Commissione europea per la Calabria. Abbiamo approvato l'ennesimo bilancio, credo siamo al 53esimo, 54esimo bilancio approvato in questi anni, questo riguarda l'azienda Calabria Lavoro che ne era sprovvisto, così come abbiamo fatto nelle scorse settimane, negli scorsi mesi con le altre aziende e gli enti strumentali della Regione Calabria. Questo è stato una grande azione di bonifica degli enti strumentali, insomma società, aziende che brangolavano nel buio e nella confusione, nel disordine dei loro conti. Abbiamo bonificato, questo grazie ad una pressante richiesta del Presidente Oliverio, e la Commissione ha raccolto sempre questo grido d'allarme, tant'è che oggi il nostro report sull'approvazione del bilancio è abbastanza cospicuo. E poi abbiamo approvato un'importante legge sulla ricettività turistica e sui B&B, facendo riferimento anche a vecchie leggi che abbiamo approvato in questa legislatura, come per esempio la legge del consigliere Orsomasso sugli affittacamere. Insomma, un lavoro che sul turismo sta dando i propri frutti e che attraverso queste leggi, i bandi che sono in corso, quelli che stiamo per pubblicare e che sono in preinformazione, daranno ossigeno all'economia calabrese, alla ricettività turistica calabrese, alla riqualificazione dell'offerta. In un clima ovviamente di grande, insomma, nonostante gli ultimi scossoni politici che stiamo registrando, la Commissione Bilancio registra invece responsabilità, consapevolezza del momento delicato che vive la Calabria e quindi con maturità politica dà il suo contributo. Si fa sentire la cooperativa Vivi Kaulon che ha espresso in una lettera aperta tutta l'amarezza per la decisione di spostare il mosaico del drago da Monasterace a Reggio Calabria. Dal 10 agosto, scrivono, pare che il famoso mosaico del drago dell'antica città di Kaulonia, simbolo dell'odierna Monasterace, andrà in vacanza. Si sposterà dalla periferica e modesta dimora del Museo Archeologico dell'antica Kaulon alla centrale e ricca dimora di città. Il Museo Archeologico Nazionale
nazionale di Reggio Calabria. Ritornerà per 3 mesi o forse più nel luogo che l'ha ospitato per circa 30 anni. Il drago infatti è tornato nella sua monasterace solo il 15 giugno del 2011. Si tratterebbe di una richiesta avanzata dal direttore del Museo di Reggio Calabria per l'allestimento di una mostra. In poche parole, viene spogliato un santo per vestirne un altro, hanno scritto. E ora andiamo alla Tonnara di Palmi, dove continuano i disagi per la mancanza dei servizi essenziali di igiene. Al centro il mancato ripulimento dei pozzi neri. La storia di quelle che tocca il cuore e svela un quadro sconfortante di un forte disagio sociale permeato di indigenza e diritti mancati. Siamo a Palmi, più precisamente in località Scinà, presso la zona marina della Tonnara. Qui vive il signor Speranza con la sua famiglia e un bambino con grave disabilità. Il problema è di quelli molto comuni in Calabria, case abusive costruite negli anni dove nessuna sanatoria ha garantito i servizi essenziali. E tra questi le fognature e in mancanza degli allacci alle fogne comunali, la famiglia Speranza, insieme a tante altre della zona, si è dovuta adeguare ai pozzi neri che vengono ripuliti al bisogno con gli autospurgo del comune. È da tempo che ormai il pozzo del signor Speranza è al limite della sopportabilità, ma nessuno ha provveduto a svuotarlo con gravi ripercussioni sanitarie per tutti, forte i miasmi e l'aria irrespirabile intorno alla casa, soprattutto per il più piccolo e debole della situazione, il figlio del signor Speranza, costretto a stare a letto. L'ufficio tecnico del comune di Palmi si giustifica che non può intervenire in quanto sono davanti ad un'abitazione abusiva. Quindi gli altri anni, e stiamo parlando di qualche decennio, perché lo si è fatto? Ora il papà si appella al comune e soprattutto al primo cittadino, il sindaco Giuseppe Ranuccio. Noi vogliamo, con la gentilezza del sindaco nuovo, che se si prende questo impegno a fare questo nuovo fognatura qui a Scinà, noi siamo disperati perché quando si riempie non sappiamo che cosa fare, non abbiamo le forze per svuotare ogni volta l'autospurgo. Ha visto il pozzo nero che era pieno a gola e ha detto: signor Speranza, io non lo posso fare più questo servizio perché avete la casa abusivamente fatta abusivamente. Ma qua non si tratta di casa, si tratta che c'è un bambino dentro carcerato che non si può muovere e nemmeno scappare. E vogliamo i servizi come si deve, vogliamo questo intervento a più breve possibile, perché noi siamo stanchi. Di notte dobbiamo riposare e invece non possiamo riposare perché dalla puzza non possiamo nemmeno stare a casa. Non oltre tutti i bambini, anche per noi una stabilità di sanità, perché anche noi siamo esseri umani, non siamo animali che vivono in mezzo alla strada. Carissimo sindaco, ti faccio questo appello dalla famiglia Speranza, vieni a trovarci al più presto possibile, perché noi non siamo gente cattiva, siamo buoni come tutti gli altri. Grazie signor sindaco. E ora andiamo in pubblicità, a tra poco. È stato presentato a Stilo dalla Proloco il mercato medievale che si terrà sabato e domenica prossimi in piazza San Giovanni Terestis. Vediamo. Allora, il 28 e il 29 ci sarà la prima edizione del mercato medievale. Ecco, Mimmo Scarfò desidera far capire ai turisti, ai cittadini di Stilo e ai paesi vicini cos'è. Mercato medievale perché? Perché già da noi esiste un qualcosa che è già una rappresentazione medievale, che è il Palio di Ribusa. Noi della Prologo abbiamo la funzione di lanciare, di cercare di far vedere a tutti le ricchezze e la parte culturale che questa zona ha. E quindi prendiamo spunto da questo mercato per far conoscere a tutti quanti ciò che c'è di meglio in questa zona. Il mercato, forse già avrete visto lo spot, quello spot non fa altro che ricordare che già nei tempi intorno al 1500 e 1600 esistono dei documenti che descrivono la fiera di Ribusa, cioè era un mercato che allora avveniva perché c'era uno scambio di prodotti tra i contadini, tra gli allevatori. Oggi noi vorremmo ricreare quell'ambientazione
però è un passaggio che va dal passato ad oggi, cioè noi rappresenteremo nel mercato tutto ciò che era medievale. Faccio degli esempi, ad esempio ci saranno degli artigiani che porteranno i prodotti relativi al Medioevo, che sarebbero le armi, che potrebbero essere le armature, però poi abbiamo anche altri artigiani tipo i liutai. I liutai un tempo facevano le chitarre battenti, beh, oggi noi abbiamo in zona sempre artigiani dello stesso genere che cercano di rinnovare questa tradizione, e pertanto noi ce la stiamo mettendo tutto per poter far capire come in questa zona esistono queste realtà che possono essere di vantaggio per tutti quanti. Ricordo che fra l'altro ci saranno anche delle forme rappresentative che si rifanno al supplizio di Campanella, cioè i mezzi di coercizione che in medievale la Chiesa e il potere politico del tempo utilizzava, tipo varie forme di costrizione che portavano praticamente alla confessione anche non regolare del povero malcapitato. Poi c'è un passaggio che va da ieri a oggi. Questo passaggio viene rappresentato, ripeto, sempre dagli artigiani, e noi avremo anche persone che mostreranno come la cultura di allora, cioè di fare il lenzuolo, di fare il cuscino, di ricamare, beh, è stata riportata anche oggi, e avremo anche delle dimostrazioni su questo campo. Il dulcis in fundo, secondo me, è il prodotto che più veniva usato un tempo, e che siamo certi che anche forse Campanella, che in qualche passo descrive, sono le lumache, che dialettalmente in ogni parte hanno varie nome, però li chiamiamo lumache in modo tale da farci capire. Beh, le lumache sono ricche di proteine, abbassano il colesterolo cattivo, l'LDL, sono ricche di vitamina B12, contengono niente meno vitamina B12 in più delle carni rosse. Saranno il modo di far passare lieto un'ora, due ore alle persone che interverranno a questa manifestazione. La Proloco di Stilo vi invita a partecipare al mercato medievale, esposizione di prodotti tipici, degustazione del piatto per eccellenza stilese, la pasta con i vermituri, tanto amata dal filosofo Campanella. Mercato medievale di Stilo, piazza San Giovanni Terestis, il 28 e il 29 luglio dalle ore 19. Camminare elisir di salute, fervono i preparativi in vista dell'appuntamento di fine luglio con il Roccella Fit Walking, la camminata non competitiva più seguita in Calabria, nonché la seconda manifestazione di cammino per partecipanti d'Italia, giunta quest'anno alla sua sesta edizione. Dopo il successo dell'anno scorso, l'appuntamento è nel comune di Roccella Ionica dal 26 al 29 luglio, con un fitto programma di eventi sportivi, ludici, culturali e sanitari. Saranno infatti previsti anche screening, visite e consigli per corretti stili di vita. E restiamo a Roccella Ionica, perché continuano i caffè letterari 2018, questa volta ad intervenire in un nuovo appuntamento il professor Mario Rossino, che ha parlato di Grand Tour. Proseguono gli appuntamenti con i caffè artistico-letterari di Roccella Ionica. Al centro, stavolta, il Grand Tour, il lungo viaggio nell'Europa continentale effettuato tra 700 e 800 dai ricchi giovani dell'aristocrazia europea e destinato a perfezionare il loro sapere e la loro formazione. La Calabria, anche se spesso solo terra di passaggio durante tali itinerari, non restava tuttavia indifferente agli occhi dei turisti, in particolar modo per i selvaggi, ma suggestivi paesaggi naturali. Attraverso le parole
parole di Mario Ursino è stato ricordato, fra gli altri, anche Edward Lear, uno dei più famosi viaggiatori del Grand Tour, che seppe descrivere, con note appassionate e poetiche, il nostro territorio. Allora, stasera sono stato invitato cortesemente dal Circolo della Lettura a tenere una conversazione sui viaggiatori stranieri tra 700 e 800 in Calabria. È questo un tema tipico del Grand Tour, questo viaggio di formazione che facevano i giovani aristocratici e i giovani altoborghesi venendo in Italia dalla Germania, dalla Francia, dall'Inghilterra, e si spingevano fino in Calabria e in Sicilia. Diciamo che in Calabria era considerato un po' un momento di transito, specialmente nei secoli passati. Poi più avanti, nell'Ottocento soprattutto, i viaggiatori cambiano lo stile del viaggio, cioè ci sono questi viaggiatori che vanno a piedi per la Calabria, come Norman Douglas, come Georg Gissing, come John Stratt, e Edward Lear soprattutto, che certamente è molto conosciuto qui a Roccella, di cui si è molto parlato e che ha tratto delle bellissime immagini della costa ionica. Forse le più belle immagini della costa ionica, della Calabria ulteriore, sono state tratte proprio da questo artista viaggiatore. Tutto pronto a Taurianova per il terzo concorso internazionale dei Madonnari. Tre giornate intense dal 3 al 5 agosto, ricche di appuntamenti e con personaggi di tutto il mondo. Tutto pronto a Taurianova per ospitare la terza edizione del concorso internazionale dei Madonnari, l'evento organizzato dall'Associazione Culturale Amici del Palco, con la direzione artistica del maestro Gennaro Troia, fondatore della Scuola Napoletana dei Madonnari, si svolgerà dal 3 al 5 agosto, tre giornate intense e ricche di appuntamenti, durante le quali oltre 40 artisti provenienti da tutto il mondo, dal Giappone al Messico, alla Nigeria, all'Argentina, alla Bulgaria, alla Spagna, all'America Latina, al Vietnam, si confronteranno sul tema la figura della Madonna nel Rinascimento. Sebbene non possa vantare un lungo elenco di edizioni passate, il concorso di Taurianova è un vero e proprio fulcro di innovazione nell'ambito della street art italiana. Anche quest'anno siamo qui per la terza edizione del concorso internazionale Madonnari Città di Taurianova. Quest'anno, come gli anni già trascorsi, siamo con un numero di Madonnari maggiore. L'Associazione Amici del Palco, nel proporre questo concorso, hanno, come abbiamo sempre detto, questo progetto più che un evento che nel tempo deve migliorarsi. Abbiamo avuto la soddisfazione quest'anno di avere dei partner anche stranieri, come il contesto di Bella Vista, che sarebbe la città di Monterrey in Messico. Grazie a loro quest'anno abbiamo una presenza maggiore di artisti messicani che saranno presenti al nostro concorso, diciamo vincitori in parte del concorso Bella Vista di Monterrey. Ci spostiamo a Reggio Calabria perché torna l'incubo spazzatura, ha creato anche un comitato per il conferimento illecito dei rifiuti. Abbiamo fatto un comitato grazie alla disponibilità di Sua Eccellenza il prefetto di Bari, su sollecitazione del sindaco, per cercare di regolamentare il conferimento illecito di rifiuti che ormai da qualche settimana sta pigliando sempre più piede nelle zone specialmente di maggiore criticità, come Viale Europa, come Ciccarello, come Rione Marconi e in altre zone della città. Dobbiamo regolamentarlo, chiaramente la Polizia Municipale sta facendo del suo meglio con tante sanzioni, come si sono potute anche vedere dai tanti media che hanno avuto contezza delle vere sanzioni effettuate dalla Polizia Municipale, e per migliorare il controllo e le sanzioni che dovranno avere quell'effetto di repressione e di educazione sul cittadino, si è optato per questo comitato che è stato fatto tra le varie forze di polizia, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, e grazie al coordinamento, come ho detto, del prefetto. Si è passati da una fase organizzativa alla fase operativa, per cui grazie al signor Questore di Reggio Calabria è stato convocato un tavolo tecnico presso la Questura di Reggio Calabria domani alle 17, che darà il via all'operatività del
dell'effettuazione dei controlli e delle eventuali sanzioni. Questo per cercare di regolamentare una situazione di criticità. Quante sono le sanzioni? Le sanzioni comminate attualmente dalla Polizia Municipale, secondo l'articolo 152, vanno intorno alle 600 euro di sanzione, e con le nuove disposizioni sui reati ambientali e con il nuovo tavolo tecnico si opterà anche per la denuncia penale, visto che il conferimento illecito di rifiuti raffigura un reato ambientale che, come regolamentato dalle leggi nazionali vigenti. Anche se non sono rifiuti pericolosi? Anche se non sono rifiuti pericolosi, nel caso di rifiuti pericolosi si andrà ancora su più pesante, maggiormente pesante, e quindi si daranno delle sanzioni più sostenute ed entreremo anche in sanzioni amministrative più pesanti ancora. Ieri dalla consigliera comunale Vanessa Ritano un'interrogazione al sindaco del comune di Roccella Ionica circa una situazione che si protrae dal 15 maggio 2018, cioè la chiusura con sigilli del contatore gas della caldaia del campo sportivo Ninetto Muscolo a causa del mancato pagamento della bolletta della relativa utenza. Tale situazione, più volte segnalata a chi di dovere, ha generato grande disagio durante lo svolgimento degli stage svolti in giugno, costringendo i ragazzi presentatesi a tornare a casa senza doccia. Dal momento che la nuova stagione sportiva è appena iniziata, si rende necessaria la piena funzionalità dell'impianto suddetto per poter garantire agli atleti le normali condizioni igienico-sanitarie. Dopo tale interrogazione non è mancata la risposta dell'assessore allo sport del comune di Roccella Ionica, l'avvocato Alessandra Gianflone, che ha scritto: a tutela dell'onorabilità del comune di Roccella Ionica, in particolar modo del dottor Giuseppe Curciarello, responsabile dell'area finanziaria, si chiarisce che la fornitura in questione è stata sempre regolarmente pagata e che l'interruzione del servizio è dovuta ad un disguido tecnico tra la società Italgas ed Enel Energia, già prontamente risolto dal funzionario dell'ufficio in questione. Spiace che una rappresentante delle istituzioni diffonda notizie false senza preoccuparsi di consultare preventivamente gli uffici proposti e ai quali ella ha libero e continuo accesso. Sulla vicenda sarà interessata la Giunta al fine di valutare ogni azione a tutela dell'ente e del funzionario responsabile. Tutto pronto a Reggio Calabria per i festeggiamenti in onore di Sant'Anna. Vediamo i particolari. Siamo a Sant'Anna, alla chiesa di Sant'Anna, domani la festa dei Santi Gioacchino ed Anna, e queste manifestazioni servono per il culto, servono per i fedeli, servono per dare appunto una fede, diciamo, la fede alle persone nella conversione del proprio cuore e della propria mentalità, ecco. Noi siamo qui per accrescere questo sentimento in funzione della nostra patrona, ma è tutta la città che viene qui in questi due giorni e che proclama appunto questa situazione, ecco, di gioia nella conversione, nella fede nel Signore risorto. È il Signore che dà la fede, non la possono dare i santi, però la grazia che viene dai santi proviene anche da Dio. Ecco, noi siamo sicuri che domani, sia alla messa delle 9.30 che alle 19, ci saranno molte persone, quindi ci sarà appunto questa gioia del cuore, la conversione del cuore, la conversione della mente, perché anche i nostri comportamenti siano adatti. Quindi, diciamo, un aiuto a Reggio Calabria. Io ho restaurato questa chiesa completamente, così può vedere nei vari particolari. E questo rinnovamento noi abbiamo... Abbiamo questa disponibilità anche, diciamo, che abbiamo realizzato attraverso la volta, che è alta 15 metri, la chiesa è del 1865 circa, consacrata da Monsignor Ricciardi, allora, il vescovo del 1865, poi abbiamo avuto anche una ripresa dopo il terremoto, ed è la prima chiesa che dopo il terremoto si sono potuti celebrare i caduti del terremoto, 1919. Si dà via a questi festeggiamenti in onore di Sant'Anna qui a Reggio Calabria?
Sì, questo è il quinto anno che ci vede impegnati nella realizzazione di questa festa, la festa che si svolgerà il 25 con l'esibizione del Capri Show prima e poi dei ragazzi della band, della cover band che canteranno Pino Daniele. Mentre il 26 ci sarà l'esibizione della scuola musicale Verdi e i ragazzi che ci allieteranno con una musica molto bella, particolare, quindi classica, e poi subito dopo ci sarà il clou di tutta quanta la festa con la presenza di Povia. Queste sono le due serate. Domani probabilmente avremo anche il piacere di avere il nostro sindaco qui in piazza, che probabilmente domani stesso consegnerà i lavori di ristrutturazione della piazza Sant'Anna, che purtroppo è stata parecchio abbandonata in questi ultimi periodi. Per quanto riguarda i ringraziamenti, voglio ringraziare prima di tutti le persone e soprattutto anche le attività che sono qui nella piazza, che hanno in buona parte contribuito a raccogliere i fondi per la realizzazione. Voglio ringraziare la Mimosa, perché il maestro Angelo farà un assaggio di gelato al Bergamotto, i cui fondi saranno interamente devoluti in beneficenza. E poi voglio ringraziare anche la Ducati, che con il suo club storico e soprattutto ufficiale, uno dei due club ufficiali di Calabria, sono presenti con le Ducati qui con uno stand particolare. Naturalmente, dopo aver pensato alla mente, all'anima, abbiamo pensato anche alla pancia, perché in tutte e due le serate ci saranno naturalmente il classico dei classici, che è il panino con la salsiccia. E passiamo ora al calcio, perché c'è tanta amarezza e delusione per la sentenza sul Chievo-Verona che mortifica il nostro Crotone. Sentiamo nel servizio le parole dell'avvocato della squadra calabrese, Elio Manica. È di poche ore fa la notizia della sentenza della Procura federale, il Crotone resta in Serie B. Sì, abbiamo appreso circa un'oretta fa della pubblicazione del comunicato ufficiale sul sito della federazione. Diciamo, il primo risultato è sicuramente che il Crotone per adesso rimane in Serie B. Adesso valuteremo insieme all'avvocato Pittelli e al presidente Vrenna quali sono le strategie da adottare per impugnare questo provvedimento. Faccio una premessa: noi ieri abbiamo chiesto al procuratore, siccome già da qualche giorno si vociferava di questa improcedibilità, ieri abbiamo scritto formalmente al procuratore di riaprire immediatamente le indagini sul Chievo Verona, quindi convocare immediatamente Campedelli e fissare una nuova udienza davanti al Tribunale federale, perché fermo restare, adesso la procura deve decidere cosa vuole fare, se vuole impugnare questa decisione del Tribunale federale oppure lasciar perdere l'appello e ricominciare di nuovo tutta la procedura inquisitoria, chiamiamola così. Quindi adesso attendiamo le decisioni della procura. Consideriamo che l'appello va preannunciato entro le ore 12 di domani, quindi entro le ore 12 di domani va presentato un preannuncio d'appello con la richiesta di documenti, e poi integreranno questo preannuncio di appello con il deposito dei motivi. Però ripeto, c'è il problema dei tempi. I tempi siamo molto stretti, perché la colpevolezza del Chievo è nelle carte, nel senso è stato condannato il Cesena, anche se con una decisione assurda, perché praticamente il Cesena non pagherà nulla, la società è fallita, non è iscritta al campionato. I 15 punti dati al Cesena da scontarsi nel prossimo campionato sono il paradosso di tutta questa storia. Comunque adesso vedremo, consideriamo che, ripeto, per il procedimento si deve istruire e concludere con una nuova sentenza del Tribunale federale entro 90 giorni dal 25 di giugno. Quindi se dovesse essere superato questo termine, il Chievo la farebbe franca a prescindere, cioè non sarebbe nemmeno condannato ai 15 punti di penalità. Non soltanto il danno, ma anche la beffa, perché comunque nel 2008 il Chievo Verona patteggiò. Sì, diciamo, sono recidivi sotto questo punto di vista. Abbiamo appreso dei comunicati del 2008 dove il Chievo ha patteggiato anche se in quel caso mi pare che fosse solo uno o due giocatori. In questi ultimi tre anni invece i giocatori sono 30, di cui 12 dal Chievo al Cesena e altri 12 dal Cesena al Chievo. La condanna, ripeto, è nelle carte, perché il Cesena è stato condannato. In realtà non pagherà, perché dare i 15 punti di penalizzazione nel campionato il prossimo anno, il Cesena che già non si è iscritto, che il 9 di agosto verrà dichiarato fallito, veramente mi sembra veramente
Non ho parole, siamo veramente... Adesso diciamo, vediamo cosa decideremo di fare. Tutto quello che si legge diciamo, sui social, ricorso al TAR, danna da 50 milioni, sono... Ancora non c'è niente di... Stiamo valutando con la freddezza. I tempi sono stretti perché il 19 dovrebbe iniziare il campionato di calcio. Vediamo, adesso vediamo. I tempi sono stretti anche per presentare, come diceva lei, quindi saranno delle ore da qui a quelle che verranno comunque molto concitate. Sì, come ho detto poco fa, il preannuncio di reclamo deve essere depositato, quindi mandato a una PEC entro le ore 12 di domani. Quindi adesso valutiamo, anche leggendo attentamente e con calma, con un po' di sangue freddo, diciamo di lucidità, il comunicato appena pubblicato e poi decideremo il da farsi. Sicuramente non staremo qui a subire e a rimanere inermi a una decisione di questo genere che definire vergognosa è pure poco, perché ripeto, la dimostrazione, la penalizzazione di 15 punti al Cesena il prossimo anno significa non punire, non... Cioè questa decisione permette paradossalmente alla società di fare quello che vogliono con i bilanci, tanto comunque non verranno mai puniti. E questo è un precedente, questo è un brutto segnale per il calcio. Una decisione che si ritorce contro una società che invece i conti ce li ha a posto. Sì, si ritorce per quanto riguarda il Chievo verso il Crotone, però non dimentichiamo che il Cesena, nel processo contro il Cesena si era costituito l'Entella, un'altra società che ha i conti a posto in regola. L'Entella addirittura è stato beffato doppiamente, perché sul Chievo c'è l'improcedibilità, era un'eccezione che noi obiettivamente avevamo guardato e avevamo paventato che ci fosse la possibilità che questa eccezione venisse accolta, però contro il Cesena veramente l'Entella ha subito una beffa senza precedenti, perché 15 punti è una società fallita veramente. Ovviamente l'Entella non rientra in gioco perché nei ripescaggi, perché in questo caso il posto del Cesena verrà preso in base ai ripescaggi e l'Entella mi pare che sia sesto o settimo nei ripescaggi, quindi probabilmente salirà in Serie B il Siena, il Catania e mi pare la Ternana. Comunque beh, queste sono decisioni che spettano alla federazione non al Crotone Calcio. Siamo all'agenda. Dal 26 al 28 luglio il Borgo Storico Nazionale di Gerace ospiterà tre eccezionali serate con la magia del Borgo Incantato, Festival Internazionale di Arte di Strada che è giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. Fino al 29 luglio a Caulonia si terranno le giornate per la vita, manifestazione umanitaria con scopo d'acquisto di defibrillatori e a favore della ricerca contro il cancro. Sempre fino al 29 luglio a Roccella Ionica la 6ª edizione di Roccella Fit Walking. Venerdì 27 presso la sala del Consiglio Comunale con inizio alle ore 18:30 il segretario generale del Partito Comunista Marco Rizzo incontrerà i comunisti e i cittadini della Locride in un dibattito aperto. Venerdì 27 alle ore 21 nel cortile dell'ex convento dei Minimi a Roccella il secondo convegno Pagine di Storia di Roccella tra 800 e 900. Venerdì 27 alle ore 21:30 nel giardino della Biblioteca Comunale di Siderno l'edizione 2018 della rassegna culturale 7 libri per 7 sere. Sabato 28 alle ore 20:30 presso Palazzo di Città di Locri il secondo concorso letterario nazionale in lingua italiana e dialettale poesia bianconera. Domenica 29 alle ore 17 sulla spiaggia lato nord di Roccella Ionica il 7° Memorial Vincenzo Vallelonga sfilata a cavallo. Lunedì 30 alle ore 19 presso l'ex convento dei Minimi a Roccella Ionica ritornano i caffè artistico-letterari, presenti gli autori di Di figlia in padre, Francesca Iaconis e Giuseppe Iaconis. Lunedì 30 luglio fino al giorno 11 agosto, dalle ore 17:30 alle ore 22 all'ex convento dei Minimi, la mostra di pittura Festa di colore fra popoli. Martedì 31 alle ore 19 in piazza 5 Martiri a Bianco avrà luogo il convegno Paesaggi e percorsi dell'anima nell'opera di Saverio Strati. Sabato 4 a Siderno in piazza Vittorio Veneto l'annuale edizione del premio Duomo Trichilo e infine domenica 5 agosto a partire dalle ore 17:30 a Marina di Gioiosa Ionica il Festival dell'Ambiente in Bicicletta. E ora andiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei giornali calabresi.
Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi, questo è il titolo che riserva il quotidiano del Sud, edizione di Reggio Calabria. Si parla di viabilità, un piano per le strade calabresi, saranno affrontate le più gravi criticità sulle importanti arterie di collegamento. La senatrice Vono del Movimento 5 Stelle lo sta predisponendo in accordo con il ministro Toninelli. Sul caos per i cantieri, dice, gestione scriteriata delle infrastrutture. Andiamo avanti, l'agguato di Seminara a tenere banco in primo piano. Il bambino potrebbe aver visto i killer. Qui i carabinieri sul luogo dell'agguato avvenuto sabato. Nicolai e la famiglia sotto sorveglianza. Reggio Calabria, taglio basso, canoni di locazione, il nodo degli accordi. Sono stati sottoscritti due patti territoriali con associazioni differenti. Riduzioni e agevolazioni fiscali per proprietari e inquilini, ma i dati non coincidono. Poi c'è l'inchiesta eolico, questa notizia in breve flash per quanto riguarda questo occhiello del taglio basso. Cortale, il sindaco resta ai domiciliari, atti alla DDA per gli altri. Subito al taglio alto, diamante, rissa tra villeggianti, protagoniste, quattro coppie, qui un'auto dei carabinieri. Ciro Marina invece a fuoco, 17 roulotte nel camping Punta Alice. Era l'ultima notizia del quotidiano del Sud e completiamo con Gazzetta, quattro colpi per chiudere il conto. Il fatto di sangue avvenuto sabato a Seminara, le indagini sull'uccisione di Giuseppe Fabio Gioffrè nelle mani della DDA. Il bambino ferito nell'agguato migliora, ieri sera ha ricevuto la visita del governatore calabrese Mario Oliverio. E poi Ciro, vedete, domina questa notizia, il rogo nel parcheggio di Punta Alice, incendio distrugge camper e roulotte, mezzi ridotti in cenere, come evidenzia questa foto riportata da Gazzetta in primo piano. Cariati, il sindaco Greco respinge le accuse, aieta, l'indagato Marsiglia non lascia l'incarico. Lamezia, un'azienda lametina esporta capitali invece in Svizzera. Per la politica nazionale, indennità scintille tra Di Maio e il PD, il ministro critica Dem per un emendamento, Martina risponde per le rime, i batti e ribatti e sui rimborsi di licenziamento. Chiudiamo con il taglio alto, Vibo, giardini segreti, due inchieste, le vicende del piccolo spaccio al vaglio della procura ordinaria. Qui il pentito Emanuele Mancuso ha svelato il complesso giro di affari. Ancora c'è Traro, il boss muto compatibile con il 41 bis, vedete qui Franco muto. Andiamo a completare dunque con quelle che sono le notizie di Gazzetta. Cariati, il sindaco Greco respinge le accuse, aieta, l'indagato Marsiglia non lascia l'incarico. Lamezia Terme, un'azienda lametina esporta capitali in Svizzera. Abbiamo così completato anche con Gazzetta del Sud e si completa questo giro su quelle che erano le notizie di prima pagina nella nostra edicola digitale. Grazie per l'attenzione. E ci spostiamo ora al meteo. Il maltempo che ha colpito il nord Italia si sta spostando al centro-sud, infatti c'è una nuova allerta maltempo per la giornata di oggi con burrasca e soprattutto forte vento per quanto riguarda la fascia tirrenica e quella ionica. Nuvolosità irregolare già dalle prime ore di questa mattina, sono previste anche piogge e temporali nel pomeriggio. Stop dunque all'estate per adesso con questa nuova ondata di maltempo proprio nel pieno dell'estate. Vedete come i nuvoloni si stanno avvicinando nella nostra regione. Le temperature rimarranno sopra i 30 gradi. Grazie per il gentilissimo ascolto. Per questa edizione è tutto, grazie per l'ascolto. Riepilogo. Tragedia durante la ristrutturazione di una casa a Borgia. Cede un muro e un pezzo di ferro trafigge un lavoratore. A 59 anni muore nel cantiere edile. Sbarco di quasi 100 siriani avvenuto stamattina alle 6.30 tra Roccella e Caulonia. Intervenute le forze dell'ordine per i soccorsi.
Omicidio Ruga, si apre un nuovo scenario. Per il medico legale, la morte di Andrea Ruga è avvenuta per cause naturali su genesi cardiaca. Operazione Johnny, chiesto mega risarcimento da Ministero dell'Interno e Agenzia delle Entrate costituitesi parte civile. Sanità, via libera ad altre 1.366 assunzioni, autorizzata una nuova infornata dal commissario Massimo Scura. Sport, amarezza e delusione per la sentenza sul Chievo Verona. Le motivazioni penalizzano una società come il Crotone, che rappresenta un esempio dal punto di vista sportivo e manageriale.